Siamo con il tecnico della squadra ospite del Rione Pace, mister Montenovo, un 1-1 che non so se la soddisfa appieno, un ottimo primo tempo e mi sembra che voi abbiate avuto anche una molta attenzione in difesa, per tutto il primo tempo soprattutto perché il Caldarola è stato molto difficile avvicinarsi alla porta, poi nel secondo tempo magari invece più Caldarola, quindi forse il pareggio è il risultato migliore, il risultato più giusto. Per quello che si è visto in campo, sì, penso che il risultato sia anche giusto. Un po' di rammarico perché credo che abbiamo disputato un bellissimo primo tempo, abbiamo comandato il gioco e tenuto la partita per 35-40 minuti su 45. E poi il secondo tempo un po' il vento che si è alzato ancora di più e un po' di calo fisico, ma più che altro sono un po' deluso e arrabbiato perché potevamo gestire meglio la palla e sicuramente anche la partita. Il gol del pareggio del Caldarola mi sembra che sia arrivato su una ingenuità nostra perché non siamo saliti con la difesa, abbiamo commesso prima un fallo che potevamo evitare verso il fallo laterale e forse mi dà l'impressione, vorrei rivederlo se è possibile. Mi è sembrato che il giocatore del Caldarola fosse un metro un po' più avanti dei nostri, però ormai la partita è andata in questa maniera, credo che alla fine la pressione del Caldarola nel secondo tempo per recuperarla c'è stata, quindi io sono contento lo stesso del punto, però potevamo fare meglio soprattutto per quello che abbiamo fatto vedere il primo tempo. Con 6 giornate alla fine, secondo lei il campionato adesso è chiuso o è ancora aperto? Parte 7. Il campionato di Caldarola è chiuso secondo me, io lo dicevo anche prima perché credo che questa squadra abbia dimostrato con i numeri quello che ha fatto, quindi merito a loro. Certo, oggi potevamo riaprire un po' di speranza, ma era solo una piccola speranza, credo, perché non credo che anche noi vincendole tutte il Caldarola ci avesse lasciato questi 6 punti. Comunque noi facciamo il nostro cammino e mi piacerebbe rimanere in questo secondo posto, evitare magari qualche playoff. Siamo con Simone Innamorati, autore del gol che ha portato il Caldarola in pareggio, un gol molto importante perché lascia se non altro le cose così come stavano prima di iniziare questa partita. 9 punti di vantaggio per voi a 7 giornate dalla fine, un risultato davvero importante. Sì, buonasera, un risultato importantissimo. Oggi era fondamentale non perdere, loro sinceramente sono partiti meglio, hanno trovato il vantaggio, poi però noi nel secondo tempo abbiamo spinto e meritatamente abbiamo trovato il pareggio. Direi un tempo per parte e risultato giusto. C'è amarezza per non aver vinto? Beh, quello sicuramente, vincere oggi sarebbe stato fondamentale visto le poche partite rimaste, però va bene così. Velocissima, la prossima settimana altra partita in casa contro il Camerino, sarà un altro derby molto sentito. Sì, contro il Camerino è sempre una partita particolare, partita importantissima sia per la classifica che per la cittadina. Cercheremo di dare il massimo come sempre e di portare a casa i 3 punti.